esultante nei duri tormenti, luminosa nel carcere oscuro, e l'affronta con animo puro le minacce di un uomo crudele. Non ascolta le mani lusinghe, le promesse di un sogno radioso, vince il fuoco e del cielo armonioso, innamora l'eterno splendore. Tu che spendi in paradiso, coronata di vittoria, e risuona nei monti e sui mari, circonfuso di sole l'altare, il suo corpo conserva fedele, sulle viam cittadini ne viva, al valor centenario possente di colei che pregava morente, il Signor della vita immortale. Tu che splendi in paradiso, coronata di vittoria, splendi in paradiso, coronata di vittoria, o Santa Agata la gloria, per noi prega, prega. Presso l'ara cosparsa di fiori, anelante di palpiti sacri, si diffonda la gioia nel cielo, e dall'ombra del mistico velo sorga l'inno festoso dei cuori. Insieme tutti. Tu che splendi in paradiso, coronata di vittoria, o Santa Agata la gloria, per noi prega, prega di lassù.
Thank you.
cittadini, cittadini, del Figlio e dello Spirito Santo, sia lodato Gesù Cristo. Eccoci qui, radunati in questa magnifica piazza, abbiamo accolto con gioia immutata le reliquie della nostra amatissima patrona per iniziare con lei il cammino di questi giorni di festa. Mi piace questa mattina condividere e approfondire con voi una bella riflessione della seconda media sezione B dell'Istituto Comprensivo Federico De Roberto di Zafferana Etnea, scuola che ha vissuto una intensa visita del velo di Sant'Agata nei giorni scorsi. Preghiere, canti, riflessioni e tanta gioia. Così scrivono i ragazzi: sono tanti i motivi che affascinano le persone quando si parla di Agata, motivi vecchi e nuovi che i fedeli mantengono sempre vivi. È vero, Sant'Agata affascina tutti noi, non possiamo fermarci però ad un sentimentalismo vago che ci porterebbe poi ad un terribile vuoto interiore nei giorni dopo la festa. Siamo piuttosto affascinati dalla giovane Agata, donna libera, che fa la sua scelta cristiana e la porta a compimento con assoluta fedeltà, anche se ciò le costa sofferenza e morte. Per dirla con l'espressione che ha caratterizzato le catechesi del mercoledì di gennaio guidate dal nostro nuovo arcivescovo, Agata è una battezzata credibile. Il fascino di Agata, la bellezza di Agata buona, sta tutta qui. Ha vissuto in pienezza il battesimo, col quale è diventata cristiana a tempo pieno e non a tempo perso, a tempo pieno. Per Agata il battesimo non è stato un rito dettato dalle buone abitudini, dalla consuetudine, ma piuttosto occasione di incontro e di amicizia con Gesù nella Chiesa. Continuano i nostri ragazzi. Sant'Agata era in cerca della ragione della sua vita,
grazie alla sua fede, capisce qual è il suo compito nel mondo. Agata, come tutti i giovani di ogni tempo, era alla ricerca della propria vocazione. Quante volte si sarà chiesta davanti a Dio, dinanzi al Vangelo, che cosa farò da grande per essere felice? Cosa posso fare per rendere bella e piacevole la mia vita e anche la vita della mia città? Col dono della fede, Agata è certa di poter trovare risposta a questa sua domanda. Nell'incontro con Gesù trova luce interiore per guardare con chiarezza alla propria coscienza e fare con libertà la sua scelta cristiana. La massima libertà e nobiltà sta qui, nel dimostrare di essere servi di Cristo. Così si esprime Sant'Agata e ancora continua: io confesso Cristo con le labbra e con il cuore, non cesso giammai di invocarlo. Testimone autentica di una libertà che la rende felice, Agata ci insegna che la consacrazione battesimale è la strada unica che può renderci felici e capaci di diffondere felicità, a condizione però che la viviamo sul serio, nell'esercizio di quel gran dono di Dio che è la libertà. Agata perciò ci invita ad essere battezzati che ripugnano ogni compromesso col malaffare e respingono ogni condizionamento di chi, al pari di Quinziano, ci mostra vie brevi per essere ricchi e fortunati, felicità appetibile a buon prezzo. Così si esprimono ancora i nostri ragazzi della seconda B di Zafferana. Agata era una donna con un animo puro e, nonostante tutte le punizioni e le cattiverie ricevute, è rimasta sempre fedele a Dio e ai suoi principi. Come Agata, anche noi possiamo subire cattiverie e situazioni alle volte così dolorose da sembrarci addirittura una punizione. Ma, come Agata, possiamo anche noi mantenere un animo puro e fedele se, nella comune amicizia con Gesù Cristo, continuiamo a cercare ogni giorno la ragione della nostra vita. Chiediamo a Sant'Agata che ci aiuti. Cara Sant'Agata, amatissima, cosa posso fare io oggi da cristiano per essere felice e realizzato? Cosa posso fare io oggi per seminare attorno a me benessere, bellezza e felicità? Ci aiuti, Sant'Agata, a comprendere la nostra specifica vocazione cristiana battesimale nella nostra terra, che impaziente attende la nostra dedizione al bene comune. In questi giorni tutti, tante volte, cercheremo in ogni modo di guardare a Sant'Agata, e guardandola le domanderemo magari più volte, ogni volta che scorgiamo il suo volto, da vicino o da lontano, le chiederemo: Sant'Agata, chiedi a Gesù e suggerisci al mio cuore cosa posso fare io per essere davvero felice, cosa posso fare io per rendere bella e piacevole
la mia vita e anche la vita di quanti mi stanno intorno nella nostra bella terra di Catania, siamo certi che Agata risponderà e parlerà nel nome di Gesù al cuore di ciascuno di noi. Grazie allora ai ragazzi della seconda B della De Roberto di Zafferana. Grazie a Gesù che ci ha dato Sant'Agata come compagna di viaggio nel nostro cammino battesimale. Iniziamolo questo cammino di questi giorni, iniziamo il nostro cammino con la gioia e l'entusiasmo di sempre, accogliendo Sant'Agata in mezzo a noi per le vie della nostra amata città. Con tanta devozione, con tanta fede in Cristo, nella Chiesa, gridiamo e sempre grideremo: cittadini, cittadini, cittadini. Indietro, indietro, indietro.